appassionati di calcio, appassionati di Serie B e di Perugia, inizia il girone di ritorno subito con un big match al Curi, Grifoni di Alessandro Nesta contro il Brescia, secondo in classifica Mario Mariano insieme a Daniele Sborzacchi. Allora Mario, subito un test probante per la compagine biancorossa. Assolutamente sì, anche perché c'è da capire se la sosta ha giovato alla squadra di Nesta, soprattutto se la squadra alla ripresa del campionato riuscirà subito a cancellare quella negativa prestazione di Cremona che si concluse con una sconfitta clamorosa dopo eccellenti prestazioni e eccellenti risultati. La sessione invernale di calciomercato sinora ha portato due acquisti: Marcello Falzerano a centrocampo, parte in panchina l'attaccante nigeriano Sadiq, titolare dal primo, subito una bella chance per lui. Assolutamente sì, anche se io credo che alla lunga servirà l'esperienza di Melchiorri, che è stato tra i protagonisti del girone d'andata, uno giocatore sicuramente da recuperare, però c'è grande attesa su Sadiq, così come c'è attesa per il CT della nazionale Mancini, che ancora non vediamo e speriamo di vederlo spuntare, perché indubbiamente significherà che sotto osservazione non c'è soltanto Tonali, ma potrebbe esserci anche Vidor. Moduli speculari, entrambi schierano il rifinitore. Brescia in serie positive da 6 partite, 14 punti nelle ultime 6 uscite. Sicuramente Corini ha dato una bella marcia in più alla squadra. Assolutamente sì, la cura Corini ha fatto effetto. Ricordiamo che la partita d'andata si concluse con un pareggio, con un risultato che dette a Nesta la sensazione che la Serie B veramente finisce con il fischio dell'arbitro, perché tantissime partite si chiudono proprio nel risultato, nei minuti finali. Per un momento è tutto.